un'importante conferenza stampa questo pomeriggio per presentare questa raccolta fondi. Eh sì, perché è veramente un'occasione che non possiamo perdere, ci mobilitiamo tutti, il Comune farà la propria parte in prima persona ma anche coinvolgendo la città insieme alla Chiesa, insieme alla Regione, vedete insieme a me l'onorevole Galvagno. Questa è una meravigliosa opportunità per portare in esterno alla grande la nostra città. In relazione a questa raccolta fondi, come intende partecipare la Regione Siciliana? Allora, finalmente si parla di cultura, di storia e siamo ben lieti di questa iniziativa di crowdfunding in cui diciamo, si chiede una mano a tutti. Noi come Regione Siciliana abbiamo già organizzato un incontro grazie a Graziana Marchese che mi ha coinvolto insieme al parroco e insieme diciamo, a tutto questo bellissimo comitato che si è venuto a creare. L'abbiamo fissata per la settimana scorsa, però purtroppo dovuta alla zona rossa abbiamo dovuto rinviare questo incontro con la Fondazione Federico II. La Fondazione Federico II che cercherà in tutte le maniere di poter sostenere questa iniziativa. Abbiamo già anche creato un incontro con l'assessorato per poter cercare di far dare anche a loro un piccolo contributo insieme al Consiglio di Presidenza, quindi da tre posti differenti sostanzialmente, perché riteniamo davvero che quest'opera sia assolutamente degna di grande partecipazione da parte di tutti. Ci auguriamo che anche questa raccolta fondi possa aiutarci ancora di più per poter portare e poter valorizzare sempre di più quest'opera qui a Paternò.